Le indagini sono iniziate a settembre scorso, proprio pochi giorni dopo l'istituzione del gruppo di Gioia Tauro, quindi questa è stata una bella prova dal punto di vista della compattezza e della capacità investigativa proprio del gruppo come prima attività che si svolge per la prima volta contro due nuove cosche della città di Rosarno, che da tempo, da sempre è stata oggetto di forte attività di controllo del territorio con la presenza dell'unica tenenza che abbiamo qui in provincia di Reggio Calabria. L'operazione di stanotte 300 uomini, ma soltanto su Rosarno, perché poi dobbiamo considerare che ci sono state le catture anche nel resto delle province italiane, e in Catania, Cosenza, quindi abbiamo e poi l'impiego importante dei cacciatori dei cacciatori di Vibo Valentia, che sono determinanti soprattutto nella ricerca e nel rinvenimento delle armi e degli stupefacenti e del contante che era occultato nelle campagne, e poi per la apprensione e la cattura delle persone direttamente nelle abitazioni. Il contesto è un contesto rosarnese molto poco permissivo, è difficile catturare un così elevato numero di persone in un spazio così ristretto. L'attività è stata svolta con grande impegno e diciamo, la soddisfazione c'è per avere conseguito la disarticolazione di due delle più importanti e agguerrite e pericolose nuove cosche della zona.